Oggi vediamo di conoscere meglio l'alga spirulina e tutte le sue proprietà per uso interno e quindi terapeutico. Quindi mettiti tranquilla e rimani con me fino alla fine del video. Ciao a tutte e benvenute sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di passare al video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di seguirci anche sui nostri social Instagram e Facebook e di visitare il nostro sito www.consapevolistico.com per tantissimi consigli e ricette di benessere e bellezza naturale. Nel video di oggi volevo parlarvi un po' dell'alga spirulina e di come possiamo sfruttare tutte le sue preziose proprietà appunto per uso interno, quindi terapeutico. L'alga spirulina è in realtà impropriamente chiamata alga perché si tratta di un cianobatterio categorizzato appunto tra le alghe azzurre. Il suo colore però è di un verde scuro, bello intenso, proprio perché contiene molta clorofilla che è importantissima per l'organismo umano. La spirulina è utilizzata fin dai tempi più antichi, addirittura dal popolo azteco, messicano, africano e cinese, ma negli ultimi anni, si è diffusa appunto anche in Occidente, tanto che ad oggi è considerato un vero e proprio superfood per via dei nutrienti altamente biodisponibili per l'organismo e delle proteine altamente assimilabili. Cosa contiene però appunto l'alga spirulina? Allora, abbiamo detto proteine altamente assimilabili, ne contiene addirittura il 70% circa. Poi abbiamo anche sali minerali, vitamine, acidi grassi essenziali, in particolare omega 6 e omega 3. E una cosa, diciamo, un po' particolare è che la spirulina contiene gli 8 aminoacidi essenziali, quindi quelli che il nostro organismo non riesce a sintetizzare autonomamente, che ha appunto bisogno di assimilare attraverso l'alimentazione. Quindi l'alga spirulina ci viene in aiuto anche in questo. Tutte le proprietà dell'alga spirulina ovviamente dipendono anche dal luogo di coltivazione, dal metodo di raccolta e da tutto quello che è il processo appunto di lavorazione che subisce l'alga stessa prima di essere commercializzata. Quindi è molto importante nel momento in cui andiamo ad acquistare la nostra alga spirulina, sia in compresse che in polvere, che verifichiamo appunto la coltivazione che sia biologica e da dove appunto proviene questa alga spirulina che andiamo ad acquistare. Entrando più in particolare in quelli che sono gli effetti benefici dell'alga spirulina per l'organismo umano, diciamo subito che la spirulina è antiossidante e antinfiammatoria. Queste azioni sono principalmente dovute alla presenza di ficocianina, che è un pigmento naturale e che è addirittura 40 volte più antiossidante rispetto alla vitamina C e alla vitamina E. Quindi capiamo subito quanto l'alga spirulina sia un potentissimo antiossidante e antinfiammatorio. Quindi è utile per contrastare tutti quelli che sono i danni provocati dai radicali liberi, per contrastare anche l'invecchiamento precoce e per soprattutto prevenire possibili malattie neurodegenerative. Grazie agli acidi grassi essenziali che contiene la spirulina, inoltre, quest'alga diventa proprio vasoprotettrice, protettrice anche dell'apparato cardiovascolare, quindi va proprio a diminuire il livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue e anche la pressione arteriosa proprio perché ha un effetto vasodilatatore. La spirulina inoltre va a potenziare la flora batterica intestinale, quindi questo fa sì che aumenti il nostro sistema immunitario, le nostre naturali difese dell'organismo e quindi la spirulina diventa particolarmente utile magari da utilizzare, da assumere nei cambi di stagione proprio per prevenire eventuali influenze proprio stagionali. Per via dell'elevatissimo contenuto di proteine di qualità altamente assimilabili appunto della spirulina, quest'alga ha anche un effetto tonificante ed energizzante, quindi viene particolarmente utile ad esempio ad atleti sportivi proprio perché va a migliorare le prestazioni fisiche, la resistenza, ma anche ad esempio agli studiosi o a chi fa appunto un lavoro più mentale, diciamo, proprio perché va a migliorare la memoria e il livello di concentrazione. E inoltre è anche utile per magari il periodo premestruale e mestruale in cui possiamo provare un po' di spossatezza, un po' di mancanza di voglia di fare, quindi la spirulina può venirci incontro anche per supportarci nel ciclo mestruale. Contiene poi ferro altamente assimilabile, per cui diventa anche un potente antianemico e nel contempo la spirulina svolge proprio un lavoro di disintossicazione e di depurazione del sangue, proprio perché va ad agire come un agente chelante che si lega a metalli pesanti e tossine presenti nel sangue e ne promuove appunto l'espulsione.
L'alga spirulina contiene poi triptofano, che è il precursore della serotonina, che è conosciuto come l'ormone della felicità. Quindi l'assunzione di alga spirulina ci permette anche di mantenere proprio uno stato mentale più calmo e sereno, cosa particolarmente importante quando parliamo di benessere a 360 gradi. E la spirulina poi, non da ultimo, ci aiuta anche per la bellezza di pelle, unghie e capelli, quindi questo anche se assunto appunto per via interna, vedremo che capelli, unghie e pelle sicuramente saranno più lucidi, più belli, più luminosi, anche per il suo lavoro proprio di depurazione, di pulizia interna. Se compriamo l'alga spirulina in polvere, sappiamo che possiamo utilizzarla anche proprio topicamente, quindi esternamente tramite maschere e impacchi. Ma questo approfondimento, diciamo, dell'alga spirulina per uso esterno lo vedremo tra qualche video. Tutti questi preziosi benefici e effetti sull'organismo a fronte di pochissime calorie per dosaggio. E oltretutto, appunto, la percentuale elevata di proteine contenuta nell'alga spirulina fa sì che questa ci aiuti anche a sviluppare la massa magra e, se assunta prima dei pasti, ci dona anche un senso di sazietà che ci permette anche di controllare meglio quella che è la quantità del cibo ingerito durante il pasto. Chiaramente, nonostante tutti i nutrienti preziosi contenuti nella spirulina, bisogna sempre tenere presente che non si tratta di un sostituto completo del pasto, quindi va assunta come integratore all'interno di un regime alimentare ben bilanciato, ben equilibrato e di un minimo di attività fisica regolare quotidiana. Come possiamo assumere l'alga spirulina per uso interno? Allora, in commercio troviamo le compresse o la polvere. Allora, per quanto riguarda il dosaggio delle compresse, facciamo sempre riferimento a quanto riportato dal produttore nella confezione. Invece, per quanto riguarda la polvere, diciamo che una dose media va da 1 a 5 grammi al giorno fino ad un massimo di 10-19 grammi al giorno. La spirulina ha un sapore che non è assolutamente piacevole per tutti, diciamo. Quindi magari la possiamo miscelare con semplice acqua, però se il sapore dovesse essere veramente troppo sgradevole, sappiamo che possiamo un po' placarlo aggiungendo la polvere a, per esempio, delle bevande come frullati, centrifugati, estratti, smoothies, eccetera. Possiamo anche aggiungerla ai cibi, quindi a zuppe, magari anche all'impasto della pasta, all'impasto di prodotti da forno come pane, biscotti, muffin, eccetera. Chiaramente quando la utilizziamo ad esempio nell'impasto della pasta fresca, nell'impasto del pane, nell'impasto di biscotti eccetera, poi chiaramente va in cottura e quindi parte dei nutrienti andrà persa. Quindi cerchiamo sempre di preferirla magari appunto aggiunta a frullati, centrifugati, estratti in modo che non si perdano appunto le proprietà. Per quanto riguarda invece le controindicazioni, ai normali dosaggi l'alga spirulina in genere non presenta, ben tollerata, non presenta nessun effetto collaterale. È invece sconsigliata per chi soffre di disturbi alla tiroide, malattie autoimmuni, disturbi emorragici e chi ovviamente assume dei farmaci. Quindi in tutti questi casi è sempre bene consultare il proprio medico prima di assumere alga spirulina. Come abbiamo detto prima, bisogna anche prestare attenzione al prodotto, al metodo di raccolta, al luogo di coltivazione dell'alga spirulina che andiamo ad acquistare, soprattutto se lo utilizziamo per uso interno. Questo perché lo stesso lavoro di agente chelante che la spirulina fa all'interno del nostro organismo lo fa anche sul terreno, quindi va proprio ad assorbire tutti quelli che sono i metalli pesanti e le tossine presenti nel luogo dove cresce. In descrizione al video vi lascio i link sia delle compresse che della polvere che potete usare appunto sia per uso interno che per uso esterno come impacchi e maschere su pelle e capelli di Zen Store. Sapete che potete risparmiare utilizzando i nostri due codici sconto, uno del 10% e l'altro del 12%, che vi lascio sempre qui sotto in descrizione al video. Se volete rileggervi magari con più calma tutte le proprietà e gli usi dell'alga spirulina che abbiamo appena detto, vi lascio l'articolo completo qui sotto in descrizione al video. E niente, io con questo ho terminato, vi ringrazio per essere rimasti ancora una volta fino alla fine del video con me e se vi è piaciuto lasciateci un bel like, iscrivetevi al canale per supportarci e seguiteci anche sui nostri social Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornate su tutte le prossime novità. Un bacione e alla prossima, ciao!